Ieri a Roma la presentazione della candidatura di Rondine al Nobel per la pace, un ritorno che potrebbe essere eccezionale per il territorio aretino. Ma guardi, innanzitutto è una notizia bellissima per Rondine, per l'impegno che il professor Franco Vaccari, assieme a tutti gli altri, ha fatto e ha portato avanti in questi 18 anni. Un grandissimo riconoscimento e un grandissimo risultato. E tra l'altro, che speriamo, come tutti quanti ci auguriamo, facciamo gli scongiuri, se mai Rondine riuscisse a raggiungere quel Nobel per la pace per il nostro territorio, equivale davvero a un 13 nella vecchia schedina. Quindi grandissima rilevanza per Rondine, che se lo merita, da tutti i punti di vista, ma anche grandissima possibilità, grandissima opportunità per il nostro territorio. Con uno spazio così piccolo, sono un pugno di casa, è stato creato qualcosa di straordinario, perché oggi come oggi si siedono alla stessa tavola popolazioni che in realtà sono in guerra da decenni. Sì, davvero qualcosa di unico e di straordinario, è proprio per questa prerogativa che a mio modo di vedere Rondine ha davvero delle grandi opportunità, delle grandi possibilità per arrivare, non solo per essere candidata come di fatto lo è stato già, ma per arrivare sicuramente al primo posto. Quindi stanno lavorando in maniera per unire e non per dividere, quindi è davvero un gran lavoro che a Rondine è stato fatto nel corso di questi anni. Tutto questo potrebbe portare visitatori non solo, anche oltre, da oltre i confini italiani, naturalmente. È certo avere una località che all'interno del comune di Arezzo, all'interno della provincia di Arezzo, che ha vinto il Nobel per la pace, significherebbe una visibilità incredibile non soltanto in Italia, ma assolutamente a livello mondiale. Quindi la valorizzazione di quello che a Rondine stanno facendo e stanno portando avanti, ma anche la valorizzazione poi a cascata del nostro territorio. Anche nuove opportunità per la creazione di nuove attività, nuovi posti di lavoro, di tutto, insomma, si creerebbe un bel sistema. Io credo che a cascata poi si creerebbe, sempre che siamo e dovremmo essere assolutamente capaci a sfruttare questa grande opportunità, a cascata si creerebbero anche tanti posti di lavoro. E come dico sempre, il turismo rappresenta un altro punto di svolta della nostra provincia sulla quale stiamo lavorando e dobbiamo assolutamente incrementare, e questo sarebbe un là che praticamente ci risolverebbe sicuramente tantissimi problemi.